Barbara Graffina, anche lei collegata da web, che è la CEO di Talent Garden Fondazione Agnelli. Buonasera. Prego, Barbara. Buonasera, da Torino a Torino. intanto grazie per l'opportunità e grazie anche per quello che state facendo, perché insomma questo approccio di restituzione, no, di civic engagement è veramente meritorio, quindi certamente se possiamo contribuiremo a questo grande lavoro che state facendo. Guardi, rispetto alla centralità del territorio, a quello che potrà fare, sono, come dire, ben più che convinta. Noi abbiamo costruito la nostra azienda proprio sulla presenza nelle città con dei campus, no? E ci siamo resi conto fin da subito di quanto fosse necessaria la connessione con ciò che stava fuori, no? Ai nostri campus, quindi a questo sistema complesso che noi abbiamo definito ecosistema. Quindi ce l'abbiamo connaturato anche nel nostro modello di business, quello di collaborare. E questa Smart Cities ha veramente questa chiave di volta, secondo me, che vale la pena sottolineare, su cui continuare a costruire, che è quella della collaborazione. Non sempre usuale nell'Italia, diciamo, dei campanili. In questo caso, però, credo che i governi locali, i sistemi locali già hanno degli ottimi esempi di partnership pubblico-private, di collaborazioni. C'è la professoressa del Politecnico. Il Politecnico è un'istituzione che lavora con i privati, con le istituzioni, e ci sono ottimi esempi di progettualità. Voi prima parlavate di testing, no, di capacità di costruire progettualità sui territori. Io credo che ci siano già molti esempi efficaci in Italia. Quello che forse a volte manca è una regia rispetto a queste belle progettualità, che le facciano anche perdurare nel tempo, oltre magari a soggetti che abbiano maggiore libertà di quelle che talvolta ha il pubblico per sue, come dire, per la sua essenza in natura, no? Quelle che a volte si chiamano agenzie di sviluppo. Ecco, forse sul tema della governance c'è ancora da lavorare per capire quale potrebbe essere la cosa. Un ultimo aspetto, visto che noi ci occupiamo poi di digitale, di innovazione e di competenze, credo che sulla smart city e sullo sviluppo futuro dei nostri territori serva un grandissimo investimento su questa parte ancora, perché la professoressa parlava di intelligenza artificiale, che chiaramente sarà e lo è già nelle cose, no? Un cambio di paradigma enorme, ma noi siamo ancora un paese fortemente in ritardo rispetto alle competenze digitali, ed è chiaro che sullo sviluppo futuro e sulle smart cities queste saranno fortemente necessarie, non soltanto per i progetti di innovazione, di quello che potranno fare le imprese, ma anche, visto che prima parlavate di inclusione, giustamente, per l'inclusività delle persone e dei cittadini, perché poi benissimo lavorare sulla competitività economica, ma senza mai dimenticare l'inclusione sociale. Noi cerchiamo un po' anche nei nostri spazi proprio di creare questo empowerment, queste opportunità per le persone, e credo che questo, insomma, debba essere replicato nei vari progetti di Smart Cities. Assolutamente, assolutamente sì. Grazie, grazie tante.